Come è stata gestita l'emergenza post-terremoto in Molise? Va bene, il Molise da un punto di vista complessivo abbiamo verificato che l'allargamento del cratere ad altri paesi ha determinato non solo il rallentamento della ricostruzione, ma ha determinato anche l'allontanamento dei finanziamenti dai paesi che effettivamente avevano bisogno. Quindi il terremoto è di per sé un evento calamitosamente terribile per i cittadini, ma la cosa più brutta per i cittadini è il dopo terremoto, come quando avviene una guerra. La guerra è terribile, ma quello che succede di più terribile a vedersi è il dopo. Perché? Perché non sempre lo Stato e le amministrazioni organizzano la ricostruzione secondo il dettato naturale, cioè chi è stato colpito deve essere aiutato. Secondo lei qual è il parallelismo che si può fare tra il terremoto in Molise e quello dell'Aquila? Dunque ci sono dei parallelismi essenziali, ma anche che risaltano alla luce degli occhi per tutti. Innanzitutto il ritardo della ricostruzione. Quando l'amministrazione governativa di tre anni fa ha costruito le cosiddette case, le Twin Tower, diciamo così, ha determinato un problema terribile per gli abruzzesi. Solo pochi paesi sono riusciti a contrastare questa deriva, cioè l'allontanamento della gente dal proprio centro storico. La ricostruzione che si basa su leggi emergenziali non aiuta il processo di ricostruzione. Per il Molise noi non abbiamo avuto, se non l'esperienza di San Giuliano, dove è stata costruita un'isola nel deserto, una cattedrale nel deserto, e il resto sta lì che ancora aspetta per l'80% di vedere di essere ricostruito nei paesi del cratere.